tifosi, ma forse anche per te, per aver ritrovato la tua ex squadra. No, a prescindere dal discorso dell'ex squadra dispiace perché era la prima partita in casa, ci tenevamo a lasciare una bella impressione di noi al pubblico, così non è stato, non siamo riusciti a portare a casa il risultato e il passaggio del turno, dispiace. Pensando al primo impegno che è stato quello di Mantova, forse un passo indietro dal punto di vista della prestazione. Ma forse sì, diciamo, è stato dispiacere perché forse loro hanno colpito l'unica vera occasione di gol che hanno avuto in tutta la gara, penso. Noi siamo stati meno bravi a sfruttare quello che ci sono capitati e a crearne delle altre, sicuramente su quello dobbiamo migliorare. Il Padova doveva recuperare due gol per vincere la partita e guadagnare la qualificazione. È mancato forse anche un po' l'approccio giusto all'ingresso del campo. Poi ci sono tanti fattori quando uno scende in campo, sicuramente non è mai facile scendere in campo con l'obbligo del risultato. Noi abbiamo cercato di scendere in campo e portare a casa la vittoria, poi fare un passetto alla volta, poi purtroppo sul gol loro diciamo ci sono saltati un po' tutti i piani perché dovevamo fare 3 gol, sicuramente la pressione di far gol per forza un po' ti fa giocare condizionato, sicuramente non è una scusante. La cura ora per recuperare questo scivolone. No, sicuramente rialzare la testa e continuare a lavorare duro e dare ancora di più perché quello che abbiamo dato sicuramente non basta.